Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, benvenuti sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questa borsa, la borsa Tiffany, in bicolore con questi due colori e la chiusura a click clack con il manico in bambù. Ha una lavorazione abbastanza semplice, la prima è tutta maglia alta, la seconda sono dei ventaglietti, ma anche molto semplici da fare. L'effetto finale a me soddisfa veramente tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Guardate. Così, e poi sotto ci sono i piedini. Adesso qui devo ancora andare a fermare il filo. Comunque questo è quanto. Spero che vi piaccia, veramente, a me piace tantissimo, è una delle borse sicuramente delle mie preferite. Ho realizzato anche il portafoglio abbinato, guardate che bello. Sono andata a rivestire un altro portafoglio, magari se vi interessa scrivetemelo nei commenti e in un video futuro vi farò vedere come si fa. Vi ricordo che tutto il materiale, tutte le informazioni, se volete seguirmi sulla pagina Facebook, vi lascio il link sia del sito dove potete acquistare il materiale sia della mia pagina Facebook, quindi potete continuare a seguirmi, leggete il link in descrizione. Che altro dire, spero appunto che questo progetto vi piaccia. Se mandate le foto, se provate a realizzarlo, mandatemi le foto, che sulla pagina Facebook c'è un album proprio dedicato alle vostre creazioni. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Buon tutorial. Quello che ci occorre per realizzare questa pochette è innanzitutto del cordoncino Swan. Io uso lo Swan Magnum nei due colori verde Tiffany e panna. In questo caso ho già i sacchetti iniziati perché ho già realizzato un cappello con questi due colori e adesso vado a realizzare la borsa abbinata. Quindi innanzitutto ne approfitto per dirvi che se non avete visto il video del cappello ve lo lascio in descrizione e andate a vederlo, così magari realizzate anche voi il coordinato. Come seconda cosa ci occorre un uncinetto numero 4,5 con cui andiamo a lavorare il tutto e una chiusura a click clack. Io utilizzo questa con il manico in bambù che è bella ampia e sicuramente andrà bene a realizzare una borsa. E poi ho già realizzato il fondo con lo Swan Panna e anche qui questo fondo ovale ho realizzato un altro video dove vi spiego appunto come fare questo fondo, quindi andate a vederlo, vi lascio sempre il link in descrizione così sapete appunto come partire e poi potrete realizzare questa borsa o altre sempre che hanno il fondo così ovale. L'ampiezza del mio click clack è di 26 cm, quindi se magari volete sapere le misure appunto è 26 cm e vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it, anche di questo trovate sempre il link sotto nella descrizione del video, quindi mi raccomando fateci un giro, passate a guardare. Quindi dopo aver realizzato il nostro fondo io sono rimasta attaccata qua e non ho tagliato il filo, vedete voi, se volete tagliarlo è indifferente, semplicemente per evitare un nodo, quindi secondo me si può continuare benissimo a lavorare senza interruzioni. Quindi siamo qua dove abbiamo finito appunto di realizzare il nostro fondo, guardate il video dove appunto faccio vedere come si realizza e giriamo il lavoro in questo modo qua. Giriamo il lavoro, facciamo le nostre prime 3 catenelle che sostituiscono la nostra maglia alta, quindi 1, 2 e 3, e poi semplicemente per ogni punto andiamo a realizzare una maglia alta, molto semplicemente. Per i primi giri che andremo a fare di questo colore, la lavorazione sarà semplicemente maglie alte, quindi veramente molto semplice, per ogni punto del fondo andiamo a realizzare una maglia alta. E proseguiamo così per un po' di giri, per tutto questo primo giro e 2, 3, 4, per almeno 4 giri. Poi ci aggiorniamo di nuovo, proseguiamo a lavorare le nostre maglie alte. Così. Vedete che qui sale subito, quindi dal nostro fondo stiamo iniziando a lavorare la nostra borsa e giriamo tutto attorno lavorando appunto le nostre maglie alte. Ho realizzato 6 giri di maglie alte, come vi avevo detto prima, in totale ne ho fatti 6 perché mi sembra che sia più o meno all'altezza giusta e questo è il risultato, quindi vedete che è molto bello, questo swan resta veramente molto rigido in forma e mi piace veramente molto. Adesso vi faccio vedere come si continua. Innanzitutto cambiamo il filo, quindi qui ho tagliato e adesso iniziamo con l'altro colore, col colore verde Tiffany, e vi faccio vedere come si prosegue.
vi inserite in un punto e facciamo una maglia bassa. Voilà. Questa è la prima, dopodiché facciamo una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella seconda, 3 maglie alte nello stesso punto, quindi una, nello stesso punto lavoro la seconda e nello stesso punto lavoro la terza. Dopodiché facciamo di nuovo una catenella, saltiamo una maglia, quindi non vado a lavorare in questa qui subito dopo, ma vado, ne salto una e vado in quella successiva e facciamo una maglia bassa. In questo modo. Dopodiché facciamo di nuovo una catenella, saltiamo di nuovo una maglia, andiamo nella seguente e lavoriamo di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi una, 2 e 3. Una catenella, salto una maglia, vado nella seguente e faccio una maglia bassa. E così via per tutto questo giro. Quindi adesso facciamo una catenella, saltiamo una maglia, 3 maglie alte nello stesso punto, una catenella, saltiamo una maglia, facciamo una maglia bassa e così via, appunto, con questo motivino per tutto questo primo giro. Ecco qua, ho terminato anche il primo giro di ventaglietti e adesso dobbiamo iniziare il secondo che si svolgerà in modo scambiato, ovvero dove abbiamo le maglie alte ci sarà la nostra maglia bassa qui al centro e dove qui abbiamo le maglie basse ci saranno i gruppi di 3 maglie alte. Quindi iniziamo subito, io mi trovo sopra una maglia bassa, quindi andiamo subito a realizzare 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta e nello stesso punto andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi una e una 2, che formiamo il nostro primo archetto. Dopodiché andiamo a fare una catenella, ci spostiamo al centro, quindi sulla seconda maglia alta del giro successivo, e andiamo a realizzare una maglia bassa. Facciamo di nuovo un'altra catenella, ci spostiamo qui dove nel giro successivo abbiamo la maglia bassa e realizziamo di nuovo le nostre 3 maglie alte nello stesso punto. Quindi una, nello stesso punto la seconda e nello stesso punto la terza. Dopodiché facciamo di nuovo una catenella, ci spostiamo qui e facciamo una maglia bassa, di nuovo una catenella e ripartiamo col nostro ventaglietto e così via. Quindi si svolgeranno tutti questi giri scambiati e alternati, esattamente come per chi ha visto l'altro tutorial abbiamo fatto nell'ala del cappello. Adesso eseguiamo la nostra borsa con questa lavorazione a ventaglietti. Allora, eccoci qua, ho realizzato 7 giri di questo pezzo a ventaglietti, con questa lavorazione qui a ventaglietti, e adesso vi faccio vedere come continuare, nel senso che adesso dobbiamo andare a lavorare 2 pezzi staccati, ovvero la metà dietro e la metà davanti, separati qui sui lati, perché poi dovremo andare ad attaccare il nostro clic-clac, e se non facessimo in questo modo il clic-clac poi dopo non si apre, invece serve proprio che i 2 pezzi qui sui lati siano staccati proprio per permettere l'apertura della borsa, che tra l'altro è anche molto grossa e quindi serve assolutamente che si apra bene. Quindi io ho realizzato, vedete, questi 7 giri e sono arrivata qua, esattamente sul lato dove diciamo vorrei interrompere il mio primo giro. Guardate chi c'è qua dietro con me a giro di video, vabbè, lasciamo perdere. Adesso vi faccio vedere appunto come proseguire. Innanzitutto giriamo il lavoro, perché invece di continuare a girare in rotondo adesso andremo a lavorare tutta questa prima parte. Avanti e indietro lavoriamo prima un lato e poi l'altro separatamente. Quindi sono arrivata qua, vedete, ho girato il lavoro e adesso andiamo a lavorare da un lato alla metà dell'altro, sempre sulla stessa, diciamo, parte, senza più girare tutto attorno. Quindi proseguiamo semplicemente il nostro motivo, esattamente come abbiamo fatto prima, la lavorazione non cambia, l'unica differenza appunto è che adesso lavoriamo prima solo una metà e poi solo l'altra.
Allora, qui c'è sempre il gatto, comunque. Adesso abbiamo fatto una maglia bassa. Nella maglia bassa del giro sottostante vado a lavorare le mie tre maglie alte nello stesso punto. Quindi una, due e tre. Poi vado a fare la mia maglia bassa. Vado di nuovo a lavorare le mie tre maglie alte. Una, due e una, tre. Faccio la mia maglia bassa e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla metà qua dell'altro lato. Allora, giusto per farvi capire, la borsa verrà così col clic-clac attaccato più o meno a questa altezza. Quindi vedete che la parte qui dove c'è il gancio iniziale attacca ancora sulla parte tutta intera della borsa. E poi dopodiché andiamo a lavorare i due pezzi staccati che vanno a riempire questo spazio, sia da un lato che dall'altro, però li lavoriamo separati. Quindi adesso noi dobbiamo crescere da tutto questo lato di qua fino all'altezza che ci manca qui per il clic-clac. Quindi saranno ancora 1, 2, 3, 4, 5 giri circa. Quindi adesso io sono arrivata qui, vedete, sono arrivata qui, da qui a qui e ho lavorato il mio giro. Adesso invece di proseguire in tondo come facevamo prima, giro il mio lavoro e torno a lavorare sugli stessi punti che ho appena fatto. Quindi faccio una maglia bassa, poi mi sposto, lavoro di nuovo le mie tre maglie alte e così via, e lavoro tutto questo lato, quindi da qui a qui, crescendo in altezza. Esattamente in questo modo. Adesso vado a fare una maglia bassa e proseguiamo così. Ho realizzato 5 giri in totale, vedete? Forse da questa parte si vede meglio. Ecco, da qui sono cresciuta in questo modo, da qua a qua, quindi da più o meno metà fino all'altra metà, per 5 giri. E adesso andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Come però noterete, la borsa, il clic-clac è leggermente più stretto della larghezza della borsa, quindi qui sui fianchi ci sarà una leggera piega, in questo modo, che ci permetterà di inserire il nostro clic-clac così, in questo modo. Vedete che qui arriva sopra e da questa parte adesso andiamo a lavorare anche qui i nostri 5 giri, solo da questa parte a questa parte. Quindi magari vi mettete un segnapunto qui e qui, così sapete esattamente dove iniziare e dove finire, e iniziamo di nuovo a lavorare questi 5 giri solo, però stavolta da questo lato. Dopodiché vedremo assieme come attaccare il clic-clac. Allora, come dicevamo prima, la borsa per attaccare il clic-clac qui sul lato deve piegarsi leggermente, quindi vedete che deve fare questo movimento e poi così monta alla perfezione con i giri che abbiamo fatto. Quindi adesso andiamo ad attaccare il clic-clac. Come vi dico sempre, la cosa fondamentale è che sia aperto, dovete attaccarlo da aperto. Quindi prendiamo del filo, più o meno del colore del nostro cordoncino Swan, un ago e andiamo a infilarci nel primo foro. Andiamo a infilarci innanzitutto nella parte dove abbiamo ancora, dove è ancora attaccato e dove fa la piega. In questo modo ci inseriamo così. E dopodiché andiamo a inserirci nel nostro primo foro del clic-clac, in questo modo. E dato che è il primo, lo rifacciamo passare, quindi ripassiamo di nuovo qui all'interno della parte lavorata e poi ripassiamo ancora una volta nel primo foro, in modo che sia l'attacco sia bello resistente. Voilà. Dopodiché tiriamo tutto giù così e dobbiamo andare ad attaccare proprio tutta la nostra parte lavorata nei vari forellini. Quindi
Semplicemente passiamo l'ago nella nostra parte lavorata e l'ago nel secondo foro della nostra chiusura. Quindi prima passiamo qui e poi passiamo qui nel foro. Ci aiutiamo, vedete che se lo tenete aperto vi potete aiutare in modo da non farvi tanto male alle mani. E tiriamo. Dopodiché puntiamo di nuovo nella nostra parte lavorata della borsa e andiamo a inserirci con l'ago nel terzo foro e di nuovo tiriamo. Quindi vedete che proseguiamo sempre nello stesso modo. Prima puntiamo nella nostra parte lavorata e dopodiché cerchiamo di andare a infilare il foro successivo del nostro clic-clac. Così, poi parto di nuovo nella mia parte lavorata e passo nel foro successivo. E facciamo questi piccoli punti lungo tutto, seguendo tutti i fori che ci sono qua e poi anche quelli dall'altro lato, ovviamente. Quindi, vedete, adesso passo di nuovo nella mia parte lavorata, mi infilo nel foro. È un lavoro molto lungo e fa un po' male alle dita, ma appunto, è l'ultima cosa che dobbiamo fare per terminare la nostra borsa e dopo il lavoro ci soddisferà sicuramente molto. Quindi vedete come faccio? Passo prima nella mia parte lavorata, così, e poi infilo il foro. In questo modo. E proseguiamo così fino a concludere il nostro lavoro. Vedete, parte lavorata, foro e tiro. Esattamente così. Fino appunto alla fine. Ecco qua, ho terminato anche di attaccare il mio clic-clac, vedete? E questo è il risultato finale. Guardate, mi piace veramente tantissimo, credo che sarà una delle mie borse preferite in assoluto di quelle che ho realizzato. Spero che piaccia anche a voi, mi raccomando, se provate a farla mandatemi le foto. Vi ricordo di andare a vedere anche il video dove faccio il cappello coordinato uguale, quindi così se magari volete, dovete andare a una cerimonia, avete un'occasione, potete farvi il completo, che è davvero molto bello. E che altro dire? Io vi aspetto il prossimo video, vi mando un bacione enorme. Adesso la borsa credo l'andrò ancora a foderare e per il resto è conclusa. Vedete appunto. E così e ho anche inserito i piedini sotto. Questo è quanto. Un bacione enorme, io vi aspetto il prossimo video. Ciao!